Cari lettori di Didi Mazzara, buonasera e benvenuti a questa nostra diretta sulle amministrative 2024. Work in progress tutto, ma siamo convinti che nei prossimi giorni inizieranno a uscire dei dettagli un po' sulle candidature a sindaco, sulla formazione e costruzione delle coalizioni. Gianpaolo Caruso di Fratelli d'Italia, grazie di aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, perché l'invito è sempre gradito. L'ultima volta ci siamo visti in piscina ed eravamo in piena estate, no? E facevamo delle domande forse un po' premature che oggi diventano quotidianità, e mi riferisco a Fratelli d'Italia che in queste amministrative inizia a buttare giù la propria identità, la propria fisionomia, i primi passi per i dialoghi. La scelta è caduta sull'attuale sindaco Salvatore Quinci, almeno da un documento che Fratelli d'Italia ha diramato ieri sera. Insomma, si è dato il via libera all'apertura a condividere probabilmente il progetto Salvatore Quinci. Iniziamo da qui, Caruso? Sì, iniziamo da qui, ma permettimi di arrivare a qui da quando ci siamo visti in piscina. È che non abbiamo fatto il bagno, specifichiamo. No. Abbiamo preso un cocktail in una trasmissione. E non avendo fatto un bagno, perché la piscina, devo dire la verità, meritava, e di sicuro da quel giorno ad oggi abbiamo, come suol dirsi, sudato, perché abbiamo lavorato per costruire un partito. Sono cambiate tante cose in positivo. Noi venivamo da un partito che ancora non aveva un'organizzazione interna, diciamo come quella che poi lo stesso partito ha chiesto in tutta Italia dovesse avere, quindi attraverso i congressi. Per cui si è lavorato, si è fatto un tesseramento e si è arrivati ad un congresso che ha sancito la vittoria dell'attuale presidente provinciale Maurizio Miceli, che abbiamo sostenuto, che personalmente ho sostenuto e che abbiamo sostenuto in provincia insieme a tutti quelli che hanno a maggioranza ovviamente vinto il congresso. Da lì, nel giro di tra virgolette poco tempo, si è potuto realizzare un nuovo direttivo provinciale con tanto di eletti, perché ci sono state delle votazioni, con dei anche nominati a completare il direttivo provinciale esattamente come prevedeva il regolamento e lo statuto. E da lì è iniziato anche il percorso di un partito che è degno di chiamarsi tale, a maggior ragione di, già, come dire, anche più di quanto non lo fosse precedentemente, proprio perché l'organizzazione interna a un partito permette al partito di discutere, di incontrarsi ed eventualmente di prendere decisioni che poi portano a fare chiarezza, come abbiamo scritto ieri, e che permettono a un partito di delineare una linea politica nel territorio, in questo caso, come tra gli altri, la questione di Mazara del Vallo. Noi venivamo da una sorta di, in parte, disorganizzazione che aveva permesso a qualcuno magari di fare passi in avanti, di fare scelte o comunque prendere posizioni che io non ricordo essere mai state discusse ed eventualmente approvate o non approvate all'interno del partito, esattamente invece come è successo ieri nel caso delle amministrative di Mazara del Vallo. Quindi ieri, dopo una bella chiacchierata, per non dire una discussione interna al partito, il partito ha deciso, e io lo dico da portavoce, non certo da decisione personale o personalistica, il partito ha deciso di aprire le interlocuzioni con l'amministrazione Quinci per le motivazioni che ho detto poco fa, che ovviamente non si possono prendere più di tanto scelte personalistiche che hanno portato alcuni esponenti del nostro partito a partecipare ad altre riunioni, ad altre aperture di campagne elettorali, perché ancora il nostro partito doveva decidere cosa fare. Si aprono adesso le interlocuzioni e sicuramente Fratelli d'Italia vuole intanto dire la sua in questa città.
Voi fate conto che Fratelli d'Italia non è un piccolo partito, non è un movimento politico appena nato e non è nemmeno una lista, diciamo, del momento. Con tutto rispetto per i partiti più piccoli, per i movimenti appena nati, stante che il nostro partito, prima di arrivare ad essere il partito di governo, era piccolo, aveva appena il 3%, e il risultato del fatto di essere arrivato a questi risultati è il frutto della militanza, è il frutto di tante riunioni in cui varie parti e vari pensieri si incontrano e si scontrano per trovare una linea unica che oggi è la linea del governo nazionale ed è anche la linea del governo regionale. Poteva mancare per noi avere una linea comunale o avere prima ancora una linea provinciale? Ecco, quindi a specchio di quel che fa il partito, da Roma a giù, anche noi ci comportiamo allo stesso modo. Per quanto riguarda la situazione di Mazara del Vallo, nel comunicato noi siamo stati di una chiarezza lampante e voglio subito sgombrare il campo da possibili polemiche. Lei parla con uno dei più grandi critici dell'amministrazione Quincy, dai miei canali social fino ai vostri e a quelli di tutte le redazioni giornalistiche che sono state interessate dai comunicati di Fratelli d'Italia, dalle posizioni di Fratelli d'Italia, a cominciare dal sottoscritto. Se c'è una cosa che mi permetto di riconoscermi, e me lo riconoscerai anche tu, io non appartengo a quella categoria di persone che tutto un tratto la mattina si alza e cambia idea perché è cambiato il vento. Io appartengo a quelle persone che rappresentano una bandiera e non si affezionano all'asta, indipendentemente da quale vento, da quale parte soffi il vento. E per cui già dalle mie critiche partono le motivazioni per l'interlocuzione anche con l'amministrazione Quincy, cioè partiamo da qui, partiamo da dove noi in questi anni abbiamo, e quindi anche io per primo, ovviamente, abbiamo in qualche modo segnalato tutto ciò che ritenevamo non andasse bene. Cominciamo da lì. E da lì possiamo incominciare a lavorare e poi collaborare e integrare, eventualmente con l'amministrazione Quincy, un percorso che ci porterà anche in avanti, anche per le prossime eventuali elezioni che si dovrebbero tenere a giugno, insomma, ma questo si vedrà. Ecco, allora la posizione del nostro partito non è la posizione di un partito che tutto un tratto ha cambiato idea, è la posizione di un partito che parte esattamente dalle criticità che ha segnalato tempo fa. Allora, che cosa porta il nostro partito sul tavolo dell'interlocuzione? Soltanto le criticità? No. Perché se Giampaolo Caruso, il partito, gli amici del mio partito volevano fare parte di un gruppo che stava dalla mattina alla sera a criticare, faceva prima iscriversi al Movimento 5 Stelle qualche anno fa e gli avrebbero fatto fare il deputato per caso. Noi siamo cresciuti, anche io, in un partito dove, per esempio, come la Meloni, oltre alla critica, ha pensato bene che doveva fare poi una fase costruttiva. Ed è quella fase di critica prima e costruttiva dopo, a cominciare dalle criticità che ha segnalato che è diventata capo del governo e oggi puntualmente battaglie su quei punti. Intendiamo fare la stessa cosa. Per cui, cosa stiamo dicendo alla città di Mazara del Vallo? Partiamo da lì, portando con noi tutto ciò che adesso il nostro partito ha con sé come valore aggiunto. Prima di ogni cosa, una nuova organizzazione del nostro partito che prevede ed ha già una nuova classe dirigente giovane, dal presidente provinciale fino ai dirigenti provinciali, nonché agli iscritti e a coloro i quali stanno intorno, simpatizzanti, professionisti, che rappresentano, oltre ad un cambio generazionale, non soltanto quello, ma anche e soprattutto forza fresca e innovativa per la città, innanzitutto, se lo vorrà anche questa amministrazione. A questo ci si aggiunge che siamo rappresentanti di un partito che vanta posizioni importantissime all'interno degli assessorati regionali
che servono alla città di Mazara del Vallo. Vanta anche delle posizioni come dicasteri, quindi ministeri importantissimi a Roma che possono servire la città di Mazara del Vallo. Convinti come siamo, e lo abbiamo detto nel nostro comunicato, che il collegamento tra la nostra città, il governo regionale e il governo nazionale deve questa volta essere la chiave di svolta per la nostra città. E lo può fare certamente Fratelli d'Italia, stante che siamo qui anche a garantirlo. Vede, la nostra città ha già avuto una forza di questo tipo. Qualche tempo fa il Movimento 5 Stelle qui vantava ministri, deputati regionali, deputati nazionali, ma non c'è nulla che porta la sua firma a favore di Mazara del Vallo. Non c'è tangibilità di questo. Noi questo non lo possiamo ripetere. La gente si aspetta da noi che Fratelli d'Italia metta in campo tutto il suo peso politico a favore della nostra città e dei nostri cittadini, sui svariati campi, da quelli per i quali ci siamo già lamentati a quelli che dobbiamo ancora risolvere. Ma se vuole, parliamone, perché glieli elenco. Sì. Intanto, ottimo il tuo cappelletto di presentazione, ovviamente a seguire il comunicato stampa che Fratelli d'Italia avete inviato ieri sera, no? Dove c'è la decisione dell'apertura del dialogo a Salvatore Quinci attraverso anche dei colloqui effettuati con membri regionali, membri nazionali. Presto organizzerete anche una manifestazione di Fratelli d'Italia a sostegno di Salvatore Quinci. La gente a volte si pone degli interrogativi: come mai un partito di centrodestra adesso va a confluire in un'espressione che può essere identificata in quello delle liste civiche, in quello di centrosinistra, se vogliamo dire, di Salvatore Quinci? Guardi, è chiaro che le amministrative, per esperienza, abbiamo visto l'esperienza Turano, al centrodestra alla regione siciliana e poi a sinistra alle amministrative di Trapani. Per cui, ecco, vogliamo anche dare questa risposta a chi ha posto questo interrogativo. Guarda, io penso che questo interrogativo sia un interrogativo che ha già trovato risposta in tanti momenti amministrativi o di carattere elettorale che si sono verificate in altre città. Voglio dire una cosa: io penso che Fratelli d'Italia abbia bisogno di esprimersi in tutta la sua, tra virgolette, potenza politica. E se lei pensa che noi possiamo fermarci di fronte alla possibilità che ci sia in qualche modo uno stop legato a partiti sì, a partiti no, questo sarebbe il motivo per cui Fratelli d'Italia non dovrebbe nemmeno, tra virgolette, partecipare alle elezioni. Ma non mi risulta che ci sia nella amministrazione Quinci per esempio un comunicato stampa che dice sì, fate le elezioni, però il simbolo non lo presentate. Mi risulta che non ci siano presenze di simboli oltre quelli civici. Questo è il dato di fatto ad oggi. E questo in parte semplifica e dall'altra parte però ci pone ancora una volta, questo lo dico apertamente, di fronte al dovere morale di consegnare alla nostra città soluzioni per tutti i problemi che abbiamo elencato, al di là di ogni possibile polemica, persino alimentata d'arte, di cui non ne possiamo più. Questo glielo dico perché non vedevamo l'ora di poter mettere in regola il nostro partito per iniziare a doverci esprimere, perché se ci dovessero, come suol dirsi, chiamare per le interlocuzioni a partire dalle motivazioni che le ho detto poco fa, ma noi siamo pronti da domani mattina, per la cronaca glielo dico, eravamo pronti anche ieri e l'altro ieri, per farlo un esempio pratico,
fatto che arriva la draga, che è arrivata la draga, c'è anche, tra virgolette, lo zampino politico del nostro assessore alle infrastrutture di Fratelli d'Italia. Quindi non è noi che abbiamo dimenticato o abbiamo aspettato di lavorare per la nostra città a secondo se l'elezione dobbiamo fare oggi e domani e di vedere con chi. Noi comunque abbiamo lavorato per la nostra città e certamente vorremmo anche vedere come organizzare la possibilità che il nostro intervento sia anche più fattivo di ciò che siamo riusciti a fare fino a questo momento. Le interlocuzioni sono importantissime. E partiamo, ripeto, proprio da dove avevamo lasciato. Pensa lei che in tutta questa storia ci possiamo. Dammi del tu, Giampaolo, Scusa, così Pier, entriamo. pensi Anche che. perché ora arriva anche il caffè. Prendiamo il caffè. Tu Assolutamente, gradisci non uno piace. sciolino, No, 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 una no, no. Schweppes, Va benissimo un caffè, un caffè. va benissimo un caffè, è Benissimo, molto arriva. più amichevole e conviviale, come Esatto. suol dirsi. Quindi per concludere rispetto alla grande, alla lunga domanda che mi ponevi poco fa, Dell'espressione dei Fratelli d'Italia di centrodestra nel contenitore provinciale. l'espressione di Fratelli d'Italia è esattamente la politica che Fratelli d'Italia può mettere in seno alla città di Mazara del Vallo. Quindi al sindaco Salvatore Quinci mettiamo a disposizione quello che Fratelli d'Italia già rappresenta e quello che vuole ancora rappresentare. Ma glielo dico anche con franchezza, perché non è che immaginiamo di fare qualcosa che riguarda gli ultimi 3 mesi, ma sarebbe riduttivo persino a pensarlo, figuriamoci a dirlo. Noi ci preoccupiamo di creare le condizioni perché questa città tragga vantaggio dalla politica che conta nei prossimi 15 anni, perché Mazara del Vallo deve tornare a essere protagonista nelle sedi istituzionali, regionali, nazionali e a che ci siamo anche europee e perché no, provinciali. Un telespettatore ci scrive in questo istante, in base a quello che lei sta dichiarando, che tu stai dichiarando, Giampaolo, Fratelli d'Italia si presenterà col simbolo alle amministrative? Questa è una domanda che nessuno avrebbe bisogno di porsi, perché la destra nella quale io sono nato e cresciuto non ha mai messo da parte il suo simbolo. Fosse un simbolo che in qualche tempo ha rappresentato lo 0,1%, a maggior ragione ora che questo simbolo rappresenta forse anche già il 30% degli italiani o dei mazaresi o comunque di coloro i quali hanno creduto che da una forte critica lanciata ad un modello italiano che non andava bene da Giorgia Meloni adesso è diventato un modello di sviluppo per l'Italia. La stessa cosa immaginiamo da fare qui. Andremo con il nostro simbolo? Sì, faremo di più. Andremo con il nostro simbolo e faremo sì che quel simbolo sia anche il racconto di una nuova generazione che intende mettere mano non solo, se volete, alle proprie ambizioni, stante che consideriamo l'ambizione un valore dell'uomo, perché l'uomo senza un'ambizione è, secondo il mio modesto parere, un importantissimo essere vivente, ma se hai un'ambizione puoi anche dare una mano alle persone che ti stanno intorno e in politica puoi dare una mano al tuo paese. Abbiamo detto che prendevamo il caffè caldo, no? Benissimo. Adesso si raffredda. Ecco, Giampaolo, così, com'è, buono? Ti piace? Ottimo, ottimo come sempre. Servito nelle tazzine artistiche che riempiono i colori della trasmissione anche, no? Bellissime, A te è bellissime. andata quella giallo-verde. Giampaolo, Bellissime. ma all'interno dei Fratelli d'Italia, dopo che si è sistemato tutto a livello dirigenziale in provincia, si registrano, a mio avviso, sempre delle spaccature interne, no? In queste amministrative molti andranno a confluire in altri candidati sindaci, a quanto pare. No, non ho capito bene la E domanda. Fratelli d'Italia si presenta tutta unita all'appoggiare Salvatore Quinci, sapendo che alcuni componenti dei Fratelli d'Italia non stanno accettando nemmeno il documento che è arrivato ieri sera, no? Molti di questi sembra che stiano confluendo con la creazione di qualche lista a
all'interno anche di Nicola Cristaldi, sindaco. Guarda, quello che mi risulta, data la tempistica delle Visto che cose. abbiamo le tazzine, mi è No, venuta no, no, questa no, hai domanda fatto bene, hai fatto in mente. bene. Quello che mi risulta è che quello che hai appena raccontato, cioè la possibilità che qualcuno confluisca da qualche altra parte, non è frutto del comunicato che ho fatto o che abbiamo fatto ieri sera e che abbiamo mandato ieri sera. È frutto di una manifestazione antecedente al comunicato di ieri sera. Parliamo di 4-5 giorni fa. Per cui anche. Chi ha preso questa decisione l'ha presa prima ancora che il partito si riunisse e avesse la possibilità di discutere, e di questo abbiamo già preso atto. Dopodiché, stiamo attenti, la libertà personale di ognuno di fare le proprie scelte è sacra ed inviolabile, e il fatto che io stia dicendo questo non significa che io dia patente di libertà a qualcuno. Non sono titolato a darne a nessuno, e ci mancherebbe, perché nessuno comunque sarebbe titolato a farlo. Ma rimangono, immagino, scelte, seppur politiche, di tipo personale. Non sono le scelte di Fratelli d'Italia, da quel che mi risulta, stante che la direzione provinciale si è riunita ieri, e la sua decisione di ciò che doveva fare, frutto quindi il comunicato, è avvenuta appena ieri. È compito mio, anche da portavoce provinciale, dire anche alla cittadinanza quali sono le nostre intenzioni, che non sono quelle semplicemente di dire ok, facciamo questo, facciamo quello. Noi siamo qui per mettere, lo ripeto ancora una volta, a disposizione della città tutto quello che Fratelli d'Italia rappresenta. È una cosa fondamentale e importantissima. E ripeto, a partire persino dalle critiche che io stesso ho mosso. Gliele snocciolo qualcuna, tanto per capirci. Snoccioliamo, via, Gliele snoccioliamo. snocciolo. Prima fra tutte, ci mancherebbe che non ci dobbiamo preoccupare dell'escavazione del porto e di quello che servirà per escavarlo ancora di più di quanto non sia stato fatto fino a oggi, dopo tanti anni. Io sono venute tante volte qui Sì. a parlarne di tutti gli inghippi, di tutti i rallentamenti, e quasi se lo scordavano. Così come, per esempio, questioni legate alla offerta turistica, alla fruizione del nostro tessuto turistico, museale e quant'altro. Io vado così, diciamo, a ricordo, ma tutto quello che ho detto in questi tempi fa memoria a me per primo nei video che ho realizzato, perché a partire da quelli li snoccioleremo uno per darne soluzione, e perché quella critica giustamente fatta si trasformi in un valore aggiunto in questa città. Ecco anche l'appello interlocutivo all'amministrazione Quincy. Partiamo da lì e costruiamo per la nostra città. È un dovere morale che abbiamo nei confronti dei nostri cittadini, e quella è una regola principale su Per tutti. cui a questo punto è chiaro che indipendentemente dal comunicato e poi dalla dichiarazione video che oggi abbiamo pubblicato, la dichiarazione nemmeno un minuto di tempo, ma è stata significativa, del coordinatore provinciale Maurizio Miceli, quello è stato un passaggio molto importante, il video che abbiamo oggi ricevuto e pubblicato integralmente. Dico, ma Fratelli d'Italia a questo punto diventa un punto di forza trascinante, anzi trainante, per il candidato Salvatore Quinci. Guardi, io mi auguro innanzitutto che Fratelli d'Italia voglia essere a questo punto percepita come un punto di forza per la città di Mazara del Vallo. E spero che questo sia anche un motivo, se vuole l'amministrazione, quindi Salvatore Quinci, riconoscere anche questo ruolo a Fratelli d'Italia, diventa anche il motivo per il quale le interlocuzioni diventano, come suol dirsi, anche più serie. Oltre il comunicato che abbiamo fatto e oltre anche la specifica del nostro presidente provinciale Miceli, per cui, insomma, se eventualmente il buongiorno si vede dal mattino, noi siamo prontissimi. Voglio dire, l'ho detto poco fa, lavoravamo già da ieri, lavoreremo oggi, lavoriamo anche domani, ma i processi di costruzione si costruiscono insieme, e questo, secondo me, è un passaggio fondamentale. Io penso
che la nostra città possa, mi auguro, intravedere nel nostro partito una risorsa politica, anche in una nuova classe dirigente che, se messa, come suol dirsi, a regime e al lavoro, può produrre frutti come ad esempio quello di cui le ho parlato poco fa. Ovviamente è tutto in divenire, se questo può essere anche un motivo per essere ascoltato dagli addetti ai lavori a nome di Fratelli d'Italia, ben venga, siamo a disposizione e valuteremo tutto quello che dovrà essere eventualmente valutato. Ovviamente non personalmente, anche, ma all'interno del nostro partito. Giampaolo, ma prima di arrivare a questa decisione Sì. di appoggiare Salvatore Quincia alle elezioni, dico, da che cosa è scaturita questa decisione, no? Perché è chiaro che a Mazara si dice che c'è in costruzione un centro-destra fatto con i simboli che dovrebbe appoggiare Vita Ippolito. Questa è un'ipotesi, ovviamente non è una conferma. Si dice che Nicola Cristaldi è ovviamente espressione di destra, no? Se non lo è lui di destra, chi deve essere Io, per storicamente? E esempio. tu sei stato anche, dico, non un figlio d'arte, lo sei stato di tuo padre, ex grande esponente della destra, no? Eccetera. Per cui Mazara a questo punto avrà un centrodestra, non so se riuscirà a essere unito con i simboli e a creare un'espressione sindaco donna, quale, ripeto, potrebbe essere lei Ippolito. Avrà un sindaco di destra, Nicola Cristaldi, e avrà parte del centrodestra a questo punto con Salvatore Quinci, per cui un centrodestra un po' dappertutto. Guardi, io difficilmente ricordo il centrodestra totalmente unito, ciò non significa che ne sia felice o ne sia scontento. Però hai utilizzato anche tu la parola ipotesi. Noi dobbiamo andare avanti rispetto a quel che abbiamo incontrato finora e dico la verità, bisogna anche prendere atto che la storia non si fa né con i se e né con i ma. Noi siamo qui per scrivere una nuova pagina di storia e tutto ciò che è successo ora ci ha portati a prendere questa decisione di aprire queste interlocuzioni che non possiamo, abbiamo deciso di non aprire con l'altra parte politica che aveva già interessato alcuni dei nostri rappresentanti, ma per la verità voglio anche dare ragione a quella parte politica legata ai futuristi. Avevano ragione quando dicevano che eventualmente con Fratelli d'Italia sarebbe stato anacronistico e antistorico. Si figuri se io posso dargli torto. Avevano ragione. Sarebbe stato anacronistico e antistorico. Va bene. Così come prendiamo atto che l'eventuale ipotesi di un centro che, da quel che mi dici, ne saprai più di me, abituato a radiopolitica, e avrai captato che da questo punto di vista c'è questa ipotesi, va bene, ragioneranno su questa ipotesi. Ripeto, ma un partito come il nostro, che offre tutta la sua capacità, volontà, alla città di partecipare e costruire, si può fermare davanti alle ipotesi? Penso di no. Si può fermare davanti a scelte che non erano state discusse dentro il partito? Io penso assolutamente di no. E quindi ci si prende anche la responsabilità delle proprie scelte, qualunque esse siano. Io rappresento quelle di Fratelli d'Italia, la storia dirà se avevamo ragione o meno. Io personalmente, in mia coscienza, lavorerò perché tutto ciò di cui ho avuto modo di lamentarmi possa diventare motivo per trasformarlo in una soluzione migliore per la nostra città, non tanto, non esclusivamente per me, perché sarebbe se no troppo personalistico, e mi auguro questo possa essere anche un motivo per cui la fiducia che mi lega anche al fatto che so che il partito è con noi a tutti i livelli, poi possa diventare una trasformazione pratica rispetto all'amministrazione Quinci, se vorranno, ma ancora diciamo siamo così in questa fase interlocutiva anche grazie ai mezzi di comunicazione, ma mi sembra anche un modo abbastanza Giampaolo, trasparente e al tempo stesso, se mi permette, questo mi sì. auguro voglia convogliarsi in una grande manifestazione di un partito che Io si volevo arrivare lì, presenta a tutti i ecco. livelli nella città di Mazara del Vallo, esattamente come abbiamo detto nel nostro comunicato o in qualche modo abbiamo promesso
alla nostra città. Questa manifestazione politica, come ho detto in premessa, la state preparando anche con la possibilità che siano presenti degli esponenti di alto livello di Fratelli d'Italia? Io penso che sia la base da cui partire, perché vede, noi non abbiamo il problema di vedere come dobbiamo sistemare solo ed esclusivamente qualche strada della città, perché magari ci siamo dimenticati che non l'avevano sistemata prima. Perché per carità, la città ha anche di questi problemi e bisogna lavorarci su, insieme alle altre cose, ripeto, di cui mi sono lamentato, ma il fatto di portare qui tutta la classe dirigente del nostro partito significa anche guardare oltre. Quando io dico che ci dobbiamo preoccupare di quello che deve diventare questa città nei prossimi 15 anni, noi ci dobbiamo preoccupare per esempio del ruolo che deve avere la nostra città rispetto al cambiamento che tra poco la nostra Giorgia Meloni, se il popolo vorrà, porterà nel panorama europeo. E quindi significa che Mazara del Vallo deve interfacciarsi con l'Europa non più come una città del sud d'Italia o una bellissima e graziosa città della Sicilia, dovrà diventare uno dei confini stupendi, belli, meravigliosi, ma come punto di riferimento dell'Europa all'interno del contesto del Mediterraneo. E questo lo può fare Fratelli d'Italia avendo già, essendosi già incamminata, grazie al presidente Meloni, in una riorganizzazione del posizionamento italiano con gli altri paesi europei. E la posizione strategica di Mazara del Vallo è importantissima a fronte anche delle europee che andremo ad affrontare nelle prossime elezioni. E chiudo, e questo significa che saranno interessate anche le imprese ad eventuali rapporti. Guardi che quando si parla di area di libero scambio, si parla di cultura, si parla di arte, si parla di società, si parla di imprese e quindi di economia. E quando diciamo che dobbiamo tornare nelle istituzioni che contano, le istituzioni che contano devono sapere che da questa parte della Sicilia c'è una città che si chiama Mazara del Vallo, che ha un'ottima classe dirigente e che guarda al Mediterraneo e all'Europa passando per ciò che il nostro capo del governo sta facendo per tutta l'Italia, perché Mazara del Vallo è Italia al pari di Roma o di Milano. Bene, che voto diamo all'amministrazione Quinci? Questo ve lo dirò tra qualche puntata, vediamo se Anche intanto perché qui il rispondono. programma è tipo una serie TV, le nostre, no? Siamo ogni giorno Guardi, qui. Ecco. facciamo metta all'uno, un po' l'amministrazione Quinci, un po' ci mettiamo qualcosa noi, a me, vediamo. Giampaolo Caruso di Fratelli d'Italia, adesso lascio l'obiettivo della nostra Camera in modo tale che tu possa dire qualcosa di profondo, di politico e di incisivo a chi ci sta seguendo in questo momento. Perché ci seguono tutti, chi simpatizza, chi non simpatizza, chi fa parte della concorrenza, chi ha accettato il documento di ieri e chi non lo ha accettato, Guardi, io parlo, giusto? se permette, io parlo alla mia città in generale, ai cittadini in generale, ma permettimi di rivolgere il mio pensiero soprattutto a queste generazioni, alla mia generazione, alle nuove generazioni e così facendo anche a chi ha avuto la forza a suo tempo di mettere in piedi una famiglia di cui oggi noi facciamo parte, quindi alla comunità di Mazara del Vallo. Guardate che il futuro non è tanto lontano. Dalle nostre parti ci piace dire che il futuro è presente. Abbiamo un'occasione per riposizionare la nostra città nelle sedi istituzionali che contano. Io penso che il nostro partito sia titolato ad avere la credibilità per poterlo fare nella pratica e non soltanto nella diceria o nella filosofia spicciola. Io penso che la nostra città abbia bisogno di rispondere ad esigenze infrastrutturali che possono aiutarci nel campo del turismo e così facendo possono aiutare tanti di noi della nostra generazione ad immaginare un futuro qui anche migliore di quello che forse in qualche modo avevano disegnato. Noi non siamo qui per alimentare speranze, perché su questo ci hanno pensato tanti altri. Noi siamo qui nel tentativo di costruire certezze al pari di quelle che noi stessi abbiamo immaginato per le nostre famiglie, nel senso che
se lo abbiamo pensato anche per noi, siamo i primi a metterci la faccia e la firma, come abbiamo sempre fatto. Dico, ma ora Allora, dove la arrivare? domanda Scusa, che vi pongo. un'intercettazione in radio politica. Vabbè, ora non lo Allora, posso a questo punto. la domanda che vi pongo è: che volete fare? Che intenzioni avete? Io penso che sia il momento di sbracciarsi e di avere il coraggio di camminare insieme, di guardare lontano, perché la strada si può tracciare e possiamo costruirla insieme. Lo dobbiamo a noi e lo dobbiamo alla città che, mi permetto dire, è anche la città alla quale io ho consegnato la mia vita, le mie ambizioni e di cui sono profondamente innamorato. Guarda, è appena arrivato un messaggio che secondo me io vorrei leggerlo perché è abbastanza carino, no? Dunque, meglio sbagliare, Fabrizio Misuraca scrive sotto la nostra diretta, meglio sbagliare con la propria testa piuttosto che con quella degli altri, puntini puntini, no? Tuo padre in un comizio in Piazza Mocarta ha detto, i giovani devono essere liberi. Sai che mi commuove anche questo Mio padre ha detto di messaggio, eh? più, perché io c'ero. Mio padre disse: i giovani devono essere liberi, liberi come sono nati, liberi di pensare, liberi di scegliere, liberi di impegnarsi, liberi di scommettere su se stessi, sapendo che sotto di loro o sopra di loro c'è il respiro dei propri genitori, che sono lì a dargli una mano quando, nel momento in cui decideranno di costruirsi il destino con le proprie mani. E allora di padre in figlio lo dico anche a voi. Allora, era bello anche ricordare in questo momento anche la figura politica importante di tuo padre, che ha fatto parte della storia della destra. Allora, Radio Politica, l'intercettazione non pensavo che arrivava, ma è arrivata comunque, E per chiudere, ringrazio anche Fabrizio Misuraca per averlo ricordato. eh. Allora, Radio Politica sostiene, ovviamente è sempre ipotesi e col beneficio d'inventario può anche Prego. smentire o meno, e potrebbe essere anche un'intercettazione prematura o si sarà sentita da qualche parte se sta voce, non lo so. Comunque tu non ti candiderai al Consiglio Comunale, ma aspiri ad una poltrona di assessore alla prossima amministrazione Quincy. Credo che ci sia qualche interferenza. No, le batterie non le abbiamo cambiate Ah, ancora, ecco, allora eh. Può sarà darsi che la prende forse male. il vizio di qualche personaggio che mi avrà preceduto. Io non sono candidato al Consiglio Comunale, e questa l'avete beccata, ma io non aspiro a nessuna poltrona. Che cosa intendo dire? Io non sono nato per ricevere poltrone, sono abituato per guadagnarmi i posti che i cittadini mi hanno consentito di occupare a nome loro. Sono qui perché penso che la categoria del merito sia un valore dell'uomo che lo classifica come tale e che glielo fa vedere di fronte ogni volta che la mattina si guarda allo specchio. Questo è quello che mi è stato insegnato. Tutto quello che verrà, se verrà o se mai verrà, sarà frutto dell'impegno e sarà frutto della certezza di avere fatto il meglio che eventualmente potevo e il meglio che ho potuto. Forse addirittura avrei potuto farlo qualche tempo fa o qualche anno fa, quello che dicevi tu, ma a volte il merito da qualche parte purtroppo non viene riconosciuto. Visto che è bello prendere il caffè per entrare nel clima di cordialità, poi ognuno mette le proprie iniziative, no? Il proprio dire, eccetera. Comunque a questo punto io direi che c'era un'altra intercettazione, se gradisci io la dico. Certo che senza batteria è anche più potente, eh? Assolutamente, più antica la radio è, meglio funziona. Fantastico, Alziamo quest'antenna, sì, Giampaolo, provvedo io, perdonami. che onore, C'è. questa è Vedi, una, non lampeggia niente, c'è. A prego, questo punto, visti gli accordi che potrebbero nascere, che già sono in fase di costruzione col sindaco Quinci, ci potrebbe essere la possibilità, come dice Radio Politica, che Fratelli d'Italia possa, diciamo, essere inserita, se vincerà Quinci ovviamente, in una giunta, anche senza Giampaolo Caruso, ma con un ad altro esponente, oggi? potrebbe fare.
Oggi c'è un posto vacante, c'è. Guardi, noi, se tu mi dici che ci può essere una possibilità che venga occupata la poltrona lasciata da Vito Torrente, c'è, ci potrebbe essere, perché è libera la sedia. Guardi, per cui ti dico un posto subito, in giunta potrebbe anche verificarsi adesso di Fratelli d'Italia. Ti dico una cosa subito. O adesso, forse adesso. Siamo, come ti ho detto, in una fase interlocutore, noi di questo non abbiamo discusso ovviamente nel nostro partito al momento, né tantomeno abbiamo chiesto nulla di tutto questo, né tantomeno ci è stata fatta una domanda di questo tipo. Va da sé che tutto ciò che si mette sul tavolo di discussione sarà eventualmente valutato e quant'altro nei tempi, nei modi e cose di questo genere, ma non mi pare che ci sia nulla di tutto questo. No. Al momento va da sé che se noi ovviamente ci impegniamo per costruire da qui a 15 anni, ma lei si immagina se io le dico no, ma non per 15 anni, non la vogliamo sapere niente, questa no, voglio dire. Quindi bisogna prendere le cose con le pinze, con i giusti modi. Io penso che ci sia un percorso eventualmente da costruire, ma noi la nostra parte diciamo che l'abbiamo fatta, continueremo a farla. Siamo qui, vediamo quel che succede. Mi gira attorno, non vuole rispondere. Mi ha deviato. Ma se non volevo rispondere, ma veniva qui. Gianpaolo, grazie. Grazie comunque, a voi. La poltrona è ancora vuota. Grazie Gianpaolo Caruso di Fratelli d'Italia. Ci rivedremo magari prossimamente a parlare ancora di amministrative 2024, perché c'è tanto work in progress. Grazie a voi. Grazie a voi.